Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 31 del 2015 di Motor News. In questi minuti del mondo dell'auto vedremo i 40 anni del centro SEAT di Martorell, il centro produttivo. Poi vedremo anche un servizio che riguarda la Citroen C4 Cactus in uno stupendo tour nelle Cinque Terre. BMW e le news del mese di settembre, un servizio che riguarda il World Endurance Championship al Fuji in Giappone, e infine la consueta prova su strada. Questa volta è il turno di uno dei modelli Infiniti. Ma iniziamo subito allora con il primo dei servizi, con i 40 anni del centro tecnico SEAT di Martorell, e la voce di Marco Cereda ci spiega tutto quello che è stato fatto nei pressi di Barcellona. Quarantaquattro anni fa la Seat prese una decisione che avrebbe rivoluzionato il proprio futuro per sempre. L'azienda decise infatti di creare un centro tecnico divenuto realtà nel 1975 e concepito con l'obiettivo di garantire il progresso della casa di Martorell, di creare un'identità e uno stile unici e impiegare costantemente le tecnologie più avanzate per i propri modelli. Quest'anno il centro tecnico Seat, CTS, celebra il suo 40° anniversario. La sua nascita ha rappresentato una pietra miliare nella storia della società e dell'industria automobilistica spagnola. Fin dall'inizio il CTS ha plasmato il DNA Seat affermandosi come cuore pulsante del marchio di Martorell, attualmente primo investitore in ricerca e sviluppo in Spagna, con un investimento di 1,4 miliardi di euro negli ultimi 5 anni. Inaugurato nel 1975, il CTS occupava un'area di 130.000 metri quadrati con una forza lavoro di 211 persone. Attualmente il CTS si estende su 200.000 metri quadrati e conta oltre 900 ingegneri e tecnici, numero destinato a toccare quota 1.000 entro la fine dell'anno. Nei suoi 40 anni di storia il CTS è cresciuto e si è progressivamente evoluto. Non sono stati ampliati solo gli spazi. La forza lavoro è quadruplicata e nelle aree circostanti sono sorti altri importanti centri e strutture, tra cui spicca lo stabilimento di Martorell. Inaugurato nel 1993, è attualmente uno dei centri produttivi più moderni e sostenibili d'Europa, in grado di produrre 2.100 unità al giorno, 443.000 nel 2014. Oggi la Seat vende i suoi modelli in 75 paesi.